tu chi sei? Al momento sono questo signore che si chiama Alan Wake ed è uno scrittore. E grazie alla sua professione. Ma non lo vedo davanti, quindi, perché è l'ultima volta che l'ho visto, avevi i capelli corti. E mai lo vedrai davanti, perché gioco a questa feature. Oddio, mi sta venendo da buttare via tutto quello che ho mangiato. Guarda, una feature importante è che si possono chiudere le porte, aprire le porte. Questa è un'altra aspettale. Schizzano via, però. Ti faccio vedere una cosa molto carina. Quando voglio, posso accedere a questo, che è una specie di palazzo mentale del signor Wake. Sì. Ora, il palazzo mentale del signor Wake mi fa schifo. Lo odio, così come odio lui e odio tutto il suo segmento di storia. Però quando uso l'altro personaggio, che è una investigatrice, con dei piccoli poteri paranormali, con delle intuizioni paranormali, lei è molto figa perché nel suo castello mentale ha tipo la parete con tutti gli indizi collegati col filo rosso, è molto bello. Invece lui mi sta proprio sui coglioni, lui non lo sopporto, lo odio e tra l'altro le pezze sotto i gomiti mi fanno pensare proprio che ho una testa di cazzo. Come puoi vedere, il nostro obiettivo è usa luce per entrare nella stazione di Caldera Street, e a me piacerebbe farlo se non fossi già nella stazione di Caldera Street, se non avessi già usato la luce per farlo. Canticchia, c'è una voce che canticchia. Sì, c'è una voce che canticchia ed è un poliziotto che io ho conosciuto insieme al personaggio femminile che ti dicevo, la detective. E l'ho conosciuto lì, non so perché me lo ritrovo anche qui. Comunque tutti parlano in modo criptico, in modo tale che io non capisca nulla. Perché lui cammina sempre di quarto? Per rendere più... C'è un'ombra. Non sono un problema. Sono le ombre del passato. Io non ho ancora capito se le devo ammazzare, se le devo lasciare. Ma lascia, se sono in no qui, perché devi... Ma ne ho segato un sacco prima di decidere che erano in no. Perché devi premere là? Allora, questa è una meccanica. Questo mondo è soggetto a diverse rotture di cazzo. E questa è la rottura di cazzo suprema. Vedi, ci sono delle persone che arrivano. Io però posso fare questo. Posso cambiare la luce. Cioè, un Golden Globe. Sì, posso prendere la luce. Vedi, rubo la luce da qui. Gliela sottraggo. La metto nel mio Golden Globe. Vedi che qui adesso ci posso andare. Ci posso proprio stare qui. Ma prima c'era un cancello qua davanti, vedi? Quindi il mondo cambia a seconda che noi facciamo così. Perché hanno fatto questa scelta? Perché non sia mai io capisco dove vado. Vedi, qui c'è una freccia. Di solito le frecce indicano delle robe che puoi prendere. Scratch. Che peso? Due cose. Non sto qui. Infatti, sei in un'altra parte. Devi passare là dentro. Ma là dentro ci sono già passato. Ho capito, allora devi salire le scale. Non si capisce un cazzo nella mappa. No, la mappa è fatta in maniera pessima. Sta di fatto che la prima parte del gioco mi stava veramente piacendo tanto, poi è arrivata sta roba qua che per me è veramente una perdita di tempo clamorosa. E questo non è gioco a casa mia, ma mai proprio. È molto bella l'atmosfera, eh? L'atmosfera è stupenda, bellissima. Se un gioco fosse solo atmosfera sarebbe un ottimo gioco questo. Allora, io con la torcia posso fare una cosa, ma non la faccio perché sennò spreco batteria. Però io si posso... Stringe il fascio. Sì, puoi puntare con la torcia e stringere il fascio e neutralizzarlo. Mi ricordo ci ho giocato Alan Wake, però diverso tempo fa. Ok, è più o meno la stessa cosa, poi li rendi vulnerabili e gli puoi anche sparare con la pistola. Per quanto siano fantasmosi, li puoi comunque sparare. Queste frecce, quindi? Quelle frecce indicano delle risorse o delle frasi scritte sui muri che puoi usare per potenziarti. Di meno, vedi? Molto carino, però. Sì, però devi capire chi è che ti mena e chi no. Ecco, per esempio, adesso io volessi salire alla stazione, non potrei, dovrei, vedi, convertire il mondo in quest'altra visione della cosa, poi buttarmi sui binari e magari andare da questa parte dove mi dice lui. Qui però, vedi, è chiuso, quindi probabilmente devo andare zicco zicco al treno. Ma questo è un gioco molto inquadrato, non mi permetterà di farlo.
No, basta sta picciare altra luce forse. Però qui non c'è uno switch. Non c'è uno switch di luce che posso fare qui, capito? Hai bisogno di un punto luminoso per fare questa cosa e qui non ce l'ho. Minchia, che botta di sonno, intendo. Pesantissimo, per me inutilmente cervellotico. Non ci trovo veramente nessun motivo per andare avanti a giocare, onestamente. Mi dispiace perché, lo sai, quando un gioco è tecnicamente molto valido, io tendo a dargli sempre una possibilità. E soprattutto la prima parte era veramente carina, perché c'era da indagare su questi omicidi, una setta efferata, molto carino con questo personaggio che... Però guarda quanto cazzo si gira a vuoto. O perlomeno quanto cazzo giro io a vuoto, non lo so. Ma secondo me ti manca proprio qualche pezzo, Ma o ti sei bloccato veramente il gioco con l'obiettivo e quindi... Perché io sono arrivato alla stazione. Ritorniamo alla stazione di Caldera insieme. Come per esempio, se io lo accendo... Tolgo quella specie di furgone della monnezza lì. Mi posso infilare di qua. Ma una volta che sto qui, che cazzo sono venuto? No, non sei entrato. Gira di dietro. Le scale. Qua sotto. No. È una stazione della metro, per questo non ci sei stato. Quindi quella sopra non era la stazione. No. Bene. Allora, sì. Devi prendere la luce per andare in più in profondità, ha detto. Però se io prendo la luce... Devi trovarla. Però se trovo la... Se... capito? E come fai a prendere la seconda luce? Io non lo so. E comunque qua dentro dobbiamo tracci. Dobbiamo trovare un modo per attivare la luce. Mica c'hai un'altra tipologia di luce portabile, no. Niente. L'unica cosa che ho è la mia torcia. Tra l'altro all'inizio sono dovuto andare là sotto a prendere la luce, vedi che è l'unica luce forte che si vede. Scusa, adesso esci, prendi un'altra luce e rientra, no? Non si può fare così. Secondo me ogni volta che prendi una luce, se io vado là sotto e prendo quella, si inverte il mondo. Quindi quando torno dovrò sprecare comunque la mia luce per riaprire la Dici? Porta. Dici? Sì. Porca troia. Devi tornare indietro, questo è cattivo, ha fatto le mosse da cattivo. Bravo. No, secondo me, come ti dico io, devi trovare un'altra luce. Il problema è che già la mappa si legge male. Se io ogni volta che prendo una luce mi cambia la mappa, mi chiude cose e dalla mappa non si vede... No, dalla mappa si vede. No, non si vede la nuova conformazione della mappa. No, però si vede se hai acceso la luce. Tipo, quella luce là la puoi via. Allora, dove cazzo era la cosa? No, questa qui è quella che hai appena acceso. Vai via quella là sotto e rientra. Giusto? Se non mi si chiude la madonna. No, qua si può chiudere, non te ne frega niente. Ok, allora le altre rimangono tranquillamente. Sì, ma c'è scritto sulla mappa. L'unica cosa che mo io non so qua sotto che cazzo ci devo fare. E mo devi appicciare la luce. Gliela devo dare a questo. Ah, ok, la posso trasferire. Perfetto. Allora, io questa cosa non l'avevo mai capita. I had a ticket. Allora, abbonamento per la metropolitana. C'ho la chiave dell'inserbenia del pass metro. Probabilmente tutto il mio giro pagare me l'ha fatto guadagnare. Stazione Caldera Street. Oh, mo sei niente. Sei in una nuova scena. Avrebbe funzionato nel mio testo, ma mi serviva di più. Qui era rimasto qualcosa, un ricordo quasi dimenticato, un eco. Qualcosa che non ti posso dire. Allinea l'eco approcciando l'angolo specifico. Devi andare là. Ah, sì, devi fare una roba tipo così. Molto... Sei una sacrifice. Ma gente è vero, è venuto qui prima di me per un omicidio di una setta. Quello sul quale vorrei indagare. La setta mi lasciava indizi da seguire che univano i punti da un omicidio all'altro, invitandomi a tracciare un'immagine indecente sulla mappa cittadina. Stazione di Caldera Street. Il nome fece pensare al foro d'uscita di un proiettile. Agente FBI. Ecco, adesso per esempio mi ha dato quella roba lì. Tutte le volte che ti danno una roba di quel tipo là, tu puoi andare alla lavagna della trama
e ti viene aggiornato tutto il discorso logico che ti stai preparando in mente. Vedi stazione di Caldera, puoi andare a controllare. Agente FBI è scomparso, lo hanno preso, la scia di sangue ha condotto all'oscurità nel tunnel, un luogo liminare attraversando la soglia. Ok, e quindi adesso possiamo attraversarla. Quella luce la puoi prendere? Quale? No. Se non esce il prompt vuol dire che non le puoi prendere. Pure discriminatorio questo gioco, solo le luci bianche puoi prendere. Certo, è molto forti, quindi è facoltose e bianche. Quindi, visto che qui è chiuso e qui è aperto, abbiamo una sola possibilità. Da questa parte. Che paura. Attraverso il treno possiamo superare il blocco, sì, che stava qui. Di qualche essere se l'è portato. No, ma non ci sono esseri. Potrei essere stato io, capito? Il me stesso di una storia che non ho ancora scritto. Potrebbe star scrivendo di questa storia per trarmi in inganno e farmene scrivere un'altra. Questo è Alan Wake 2 per me, cioè un intreccio di roba crudele verso di me. Un altro luogo da usare nella storia. Dovevo cercare altre visioni nei tunnel. Ispirazioni per la storia che mi avrebbe condotto più in profondità. Hai trovato una nuova scena, vai alla lavagna della trama per riscrivere la realtà nel tunnel. Ok. No, se mi piacesse questa tipologia di gioco sarebbe molto carino. Ma non mi piace. Un singolo elemento della trama può essere usato in più scene. Seleziona l'elemento della trama agente FBI e attivalo con A per riscrivere la realtà nella scena. Ma manco questo capisco. Hai riscritto la scena e cambiato. Ma perché? In base a quale criterio? Cioè, sei uno scrittore, quello che scrivi. Sì, ma mi manca il criterio di quello che faccio. Stephen King e Domachienzo. L'agente federale era venuto qui in cerca di cioè, se poi io mi riscrivo una roba, che succede? La cambio, a questo punto scrivo, appicciate le luci, che non vedo un cazzo. Devi vedere la visione. La setta può raggiungerti ovunque con quella cazzo di magia nera. Chi se ne occupi? Comunque, cos'è successo? Sono arrivati i federali. Ma era una trappola, un sacrificio di sangue satanico. Chiunque viene coinvolto con la setta finisce male. So che il loro leader è il famoso scrittore Alan Wake, il loro empio messia di merda. Stanno guardando bene i denti. Mi sembrano tutte stronzate. La scia di sangue scompariva sotto le macerie. Avevo la sensazione che qualcosa fosse in attesa. E me, madone. E qua? Anche qua si scende ancora di più. No, devi scendere di più, no? Che è sto posto? C'è una porta, vedrete. Credo. No, sono le cabine del telefono. No, questa non si ha, no, questa quell'altro. Comunque è veramente labirintico, mannaggia la puttana. Sì. Lo sbirro. Sono Tim Breaker, nel caso in cui te lo fossi scordato di nuovo. Lo so, Tim. Adesso mi ricordo. Come procede la ricerca del signor Dor? Non benissimo. Questo sogno in cui siamo mi sta mettendo un sacco di ostacoli. Pensi che sia un sogno? Non posso escluderlo. Quindi loro, i personaggi, sono consapevoli? Non lo so. Lui era nel mondo vero prima, cioè mostra qua. Nei sogni sono un'altra persona con un altro nome che vive una vita diversa in un mondo diverso. Non presta nome. Vabbè, qua si è aggiornata la lavagna, c'ha più elementi adesso. Cos'è questo posto? Un sogno, non sembra reale, nessun luogo, ogni luogo, tutti i luoghi. Ecco, io qua per esempio avevo già chiuso il gioco. Un passaggio per altri luoghi, uno snodo, Dor è il guardiano, vuole arrivare da qualche parte, ovunque, Dor, cancello, porta, portaio, io volevo solo sapere chi ha ammazzato quello all'inizio. Io volevo, c'era una setta bella, cruenta, apriva i petti, invece adesso devo fare i problemi esistenziali di questi due coglioni. No, raga, io ce l'ho messa tutta.
Nicola ce l'ha messa tutta, lo giocherà lui, lo porterà lui su... Ma è troppo cervellotico, cioè questo qua è come Baldur's Gate, ti serve il giusto inquadramento mentale per farlo, perché è un lavoro a tutti gli effetti. Ecco qui, un bel salvataggio automatico, con gli armadietti. Guarda la televisione. Sì, è bellissima la televisione, l'adoro, perché... Cioè tu mo stai qua, stai facendo, ma se guardi la televisione e arrivi tu in un talk show con uno che esiste, ma no. E questo, ragazzi, questo è Alan Wake 2. Purtroppo mi sa che mi devo arrendere. Mo, grazie a Nicola che mi ha dato una mano, perché ci ho messo in due a guardare. Siamo riusciti a andare un po' avanti, ma io sono rimasto bloccato lì a Caldera Street per 40 anni. Non è assolutamente il gioco per me. Tutti quelli che dicevano che Elden Ring non era per me, questo non è per me. Del ring, c'ho due run.